forse non lo sanno, il tango è stato dichiarato patrimonio dell'umanità come bene intangibile. Questo perché è una storia di corpi, di relazioni, di culture. Noi ci occupiamo nella parte dei casi, il 79% delle donne che sono venute nel 2005 avevano vissuto violenza nelle relazioni di intimità e di fiducia, cioè con gli uomini di cui si fidavano. Io credo, dalle cose che ho letto, da quello che vedo, che il tango apparentemente sembra un comando maschile, ma in realtà è un'armonia di una coppia, è un'armonia di una relazione. Proprio di